È un vero e proprio allarme per i furti in appartamento nella zona di via Paradiso di Passena a Salerno. Da venerdì, infatti, ne sarebbero stati messi a segno almeno una ventina, secondo quanto denunciato dagli abitanti delle varie traverse della strada che collega Pastena e Torrione, costeggiando la tangenziale di Salerno a monte. Anche più di uno a notte, l'ultimo in una villa dove c'erano diversi cani da guardia. Secondo le ricostruzioni degli abitanti, confermate da immagini riprese da telecamere di videosorveglianza, ad agire sarebbero in due, sembra straniero, che utilizzerebbero alcuni corsi d'acqua per avvicinarsi alle case, soprattutto villette o piccole palazzine, per poi arrampicarsi sui balconi, incuranti anche della possibile presenza di persone. In una circostanza, infatti, sarebbero stati scoperti da un'anziana donna, insospettita dai rumori che provenivano dal caldaia. In diverse case poi hanno anche sfondato muri con picconi per poter portar via le cassaforti. Ed ora la gente ha paura anche di denunciare apertamente quanto sta accadendo e sta pensando di organizzare ronde notturne con roncole e fucili. C'è paura anche adesso a parlarne? Sì, da venerdì sera stanno con una media di 3 o 4 appartamenti a sera. Queste due persone, insomma, si entrano nelle case e rubano particolarmente oro e soldi se li trovano. No, non si sta più tranquilli, era una zona tranquilla, ma da un po' di tempo a questa parte, insomma, non si trova più la pace nella propria abitazione. E si accaniscono anche, sia lei ricordava, oro, gioielli, ma anche è capitato in alcune circostanze le cassaforti. Soprattutto, ripeto, le cassaforti, però parlando con altre persone che hanno subito questi furti, passano di tutto, anche la roba che è nel frigorifero, ma non lo so, le persone parlano di organizzare dei comitati di quartiere, comunque vorremmo essere più tutelati da parte delle forze dell'ordine, non lo so, circoscrivendo la zona. È una zona ampia con tante vie di fuga, ma penso che comunque un qualcosina si possa fare per cercare di prenderli, insomma. Tanto ci sarebbero anche delle immagini riprese da alcune telecamere. Sì, ci sono delle immagini dove si vedono questi due soggetti, sì.